Buongiorno, buongiorno, bentornati sul mio canale YouTube. Pessimo inizio settimana, abbiamo perso delle partite allucinanti, risultati sfavorevoli, il gioco non eccellente, non buono, ma gli avversari aiutati da Konami al 100%, una cosa incredibile. In alcune partite non riuscivo a toccare palla, non riuscivo a fare un passaggio, cioè cercavo di fare un passaggio veloce, me lo facevo e mi stoppava la palla. Facevo un passaggio lungo e mi tirava, facevo un altro passaggio e me la metteva di fianco, cioè non so se era questione di lag, se è questione di script, se è questione di Konami, se sono scarso io, se sono forti gli altri, sta di fatto che i comandi non mi rispondevano quasi mai. E oggi riproviamo ragazzi, riproviamo a fare un'altra partita perché siamo messi malissimo, rischiamo di retrocedere in divisione 6, prendiamoci i premi della giornata. Andiamo a battere il nostro rigorino anche quest'oggi, tanto ormai abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, siamo arrivati a prendere finalmente questa curta che ci mancava, quindi diciamo che abbiamo preso tutto quello che ci voleva fino a questo momento. Direi di tirarla qua in mezzo, vediamo cosa fa. Ho sbagliato, di brutto, però faccio gol lo stesso. Intanto il premio che ci aspetta qua, non so se sono GP o allenamento, ma siamo a posto con tutto. I giocatori che volevamo sono arrivati. E adesso quindi diciamo che possiamo provare ad andare avanti. Intanto grazie a tutti quanti sempre per il vostro apporto al canale, per i vostri like, i vostri commenti, le vostre condivisioni, le vostre visual e anche le vostre iscrizioni, che vedo che ogni giorno ce n'è qualcuno in più. Quindi questo mi fa piacere, sono contento, vi ringrazio ancora una volta e grazie a voi che il canale ovviamente continua ad andare avanti. Partita ragazzi, campionato, ci ha messi malissimo, vi faccio vedere tutte le sconfitte che abbiamo subito negli ultimi giorni, in questa settimana, tantissime, l'ultimo che è arrivato un pareggio finalmente, 1-1, ma siamo ragazzi a 5 punti, mancano 3 partite, dobbiamo vincerne 2, 2 per restare in divisione 5, 3 per andare in divisione 4. Ragazzi, impegniamoci, proviamo, fate il tifo a manetta, fate quello che volete, che potete fare, io sono qua. Cerco di metterci il massimo del mio impegno e cominciamo con il matchmaking. Intanto salutiamo i nostri amici YouTubers come sempre. Alessandro Gamer, The Last Ace, Leburneo, Alebeni 86, quattro simpatici amici YouTubers che portano ogni giorno i loro contenuti di eFootball sui loro canali YouTube. Portano anche altri contenuti ovviamente, ma diciamo che eFootball è il gioco che anche loro prediligono di più. Poi salutiamo anche Lupo del Tubo e Squalo Calcio che non portano eFootball, portano altre simulazioni sportive anche loro, ma non eFootball. Comunque sono sei ragazzi in tutto simpatici, andate a trovarli, trovate il loro link al loro canale nella mia sezione canali. Allora, giochiamo contro il Milan che è una squadra fortissima, un over altissimo, più alto del nostro, quindi si presume che abbia giocatori molto molto alti. Allora, Son Moican, va bene, Son Moican, giochiamo al massimo, giochiamo in casa, ovviamente in casa per entrambi, maglia nerazzurra per noi e rossa per il Milan, ci sta tutto. Vediamo le formazioni, come siamo messi. Martinez è in formissima, ragazzi, anche Ronaldo no, un Baggio così così. I difesi sono messi abbastanza bene, Maldini, Rijkaard, Bergomi sono tutti in forma, anche Schmeichel. Kimmich e Musiala ok, gli altri sono normali, vediamo in panchina chi abbiamo al limite per fare qualche sostituzione. Mendieta ragazzi, Mendieta lo vedo bene, lo mettiamo così per adesso, tanto se poi c'è la punizione da battere lo so, la batte bene Calhanoglu, ma lo mettiamo giù. E mettiamo Rummenigge che è una freccia azzurra che al momento ci sta bene, Baggio lo facciamo riposare un po', è già 2-3 partite che gioca di continuo. Milito, Cruyff e Messi sono tutte freccia verde, ragazzi, tutti possibili giocatori che possono entrare nel secondo tempo. L'avversario come se la gioca? Davanti c'è Baggio e Rummenigge, ottimo. Due seconde punte che fanno da punto in questo caso. Saint-Maximin da una parte, Oenes di qua 101, De Jong davanti a De Jong, ragazzi, 103, 103 è fortissimo. Non lo sapevo, non ce l'avevo. Poi ha Puyol e Maldini in difesa fortissimi, Araio a destra, Cech in porta, ha tutti i giocatori, anche lui, bustati, a parte l'unico che gli unici Tomiyasu e Maxim 98-96 che non sono bustati, gli altri sono tutti giocatori molto molto bustati. Davanti
Dai, forza, cerchiamo di impegnarci. Lui gioca quindi con una formazione molto, molto portata all'attacco, perché c'è un Maradona, un Saint-Maximin che è velocissimo. Va bene, raga, diciamo di andare a cominciare. Giochiamo noi in casa, quindi attacchiamo noi da sinistra a destra, la palla è nostra, ma cerchiamo di giocarla subito bene perché ci vogliono assolutamente i 3 punti. Non conosco il livello dell'avversario, sicuramente non sarà l'ultimo arrivato. La formazione ce l'ha buona, sicuramente ce l'ha molto buona, quindi stiamo attenti a qualsiasi cosa. Va bene, ragazzi, tifo manetta, tamburi, striscioni, bandierole, tutto quello che volete, calzette, calzini. Ok. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del Certo. direttore di gara e dei suoi Stiamo attenti assistenti, subito. finalmente ci siamo. Gli spalti sono gremiti, i corsi Via! sono avanti Madonna, sull'uomo. subito! Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento, e forse anche un po' della sofferenza, nel caso siate i tifosi delle squadre in campo oggi. Il boato del pubblico di fede nerazzurra. Musiala! Altra occasione! Orca miseria, ragazzi, che 2 tiri. Peccato che non siamo riusciti a metterla dentro. 2 deviazioni davanti alla porta ci hanno impedito di andare a fare gol subito. Buono, buono comunque l'inizio. L'approccio è stato abbastanza buono. Vediamo adesso se riusciamo a fare qualcosa qua. Subito, vieni avanti. Dai, dai, forte, vieni tranquillo. Scodella al centro. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente Ah, per Madonna, recuperare lo quasi quasi spazio. tirava, Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericolosa. Oh! Roberto Baggio. Nessun dubbio qui. Calcio di rigore. Perché Il gol rigore? destino si iscrive dagli 11 metri. Ma perché Il rigore, leggero raga? esprimono tutto il loro disappunto. Ma dov'è Il pallone rigore qua? Lo immovibile. voglio rivedere. Non ho fatto niente. Il portiere ha preso la palla con le mani, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Cioè, ragazzi, io non riesco mica a capire qua Scontare la il situazione dal dischetto. rigore. Vabbè, Romeri, ragazzi, non capisco questo rigore da dove è stato fuori, sinceramente. Cominciamo già con Ami a fare le tue cazzate come sempre. Cominci già con Ami a fare le tue cazzate come sempre. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Lautaro Martinez. Parata di Čech. Reazione Ragazzi, corale qua adesso bisogna stringente. giocare molto, Il portiere è stato molto da impeccabile, incassati, riesce a fare perché meglio di così. È una buona occasione per trovare oh. spazio. Occasione per il contropiede. Pallone interessante in verticale. Roberto Baggio. Meno male che l'ha presa L'ultimo passaggio questo. impreciso poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e Cos'è? trovare Ma è arrivato l'inserimento. da solo? Riceve il passaggio. Una bella giocata nello spazio. Ecco un'occasione di contropiede. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Pallone lungo in verticale. Attenzione, c'è spazio in Nello ripartenza. spazio cerca l'idea. Frankie De Jong. Mi sembra che abbiano deciso di adottare una disposizione in campo più accorta. Sono più bassi, più compatti. Vogliono evitare rischi. Prova a giocarla in profondità. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Ma dai, ma che è possibile? Tutti gli impalli ce li ha questo Ritrova la qua? zona laterale. Bella apertura. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Arriva Cristiano Ronaldo. E anche la Frenkie sfiga, de eh? Jong. Costruiscono la manovra con sicurezza. Sceglie di andare per vie verticali.
La mette in aria. Smanaccia via il pallone. Via, 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 via. Lascialo uscire, va. Finalizzazione. Ragazzi, non riesco, non so, sono giorni che Konami ce l'ha a morte con noi, non riusciamo a capire, mettiamo l'attacco in su, non riusciamo a capire perché non riesco a prendere una che una, eh. Lautaro Martinez. Arriva Cristiano Ronaldo. No. Ha calciato forte. Porca troia, quasi. Ma non abbastanza. Lo so, non è che facciamo il possibile per... Che fa questo adesso? Tira su, ovviamente. Va bene così, vai. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Vede lo scatto e cerca la profondità. E vai su così, è l'unica, eh. L'unica. Prova a darla profonda nello spazio, opportunità di ripartire. Ci prova con un pallone profondo. Musiala! Porca troia, bravissimo portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Passaggio splendido, una chance. Rummenigge. Lautaro Martinez. Prova a superare la difesa con un filtrante. Ha una palla d'oro tra i piedi. Madonna! Dai, non puoi... Non me l'ha fatta calciare però, Cristo. Non me l'ha fatta calciare come volevo, eh. Rummenigge. Interviene distinto e recupera palla. La mette in avanti. Lautaro Martinez. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. La mette sul piano. Che cazzo. Conquista la palla. Passaggio sulla destra. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Ecco un pallone in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Ma vaffanculo, ma che cazzo? Ma me la vuoi dare sta palla anche a me ogni tanto? Scodella in avanti. Adesso possono ripartire in contropiede. Che cazzo, ragazzi, non riesco. Non riesco a prenderla, non riesco. Non lo so che cosa c'ha questo gioco. Non mi fa prendere una palla, non mi fa prendere una palla, non me la fa tirare, non me la fa stoppare, non mi fa fare. Bah. Quanto tiri in porta, ragazzi, però non riesco a fare un'azione come vorrei. Vediamo nel secondo tempo se riusciamo a fare qualcosa di più, ragazzi. Non so più cosa fare. Cambio gioco, smettiamo di giocare al football, perché se continua così non vedo una soluzione. Cioè, io quando non so, o il joypad non funziona più, fa quello che vuole, i comandi. Ah no, sono cambiati i comandi della Konami, forse non lo sapevo, ragazzi, qualcuno ha idea che siano cambiati i comandi della Konami? Ditemi voi, perché io proprio non riesco a capire cos'è cambiato. Seconda frazione di gioco. Beh, quel che fatto è fatto, non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche rischio, attaccare con più uomini. Ma ancora, eh? Oh! Rummenigge. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Ma dai, ma che cazzo, me. Ma vaffanculo, ma. Si tira indietro e conquista il pallone. Lautaro Martinez. Musiala. Non si fa sorprendere. Cioè, ragazzi, non riesco neanche più a fare niente. Una bella giocata nello spazio. Ah! Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Può andare. Attenzione, può avanzare e tirare. Cioè, ragazzi, cioè lui va via con la palla dove vuole. Io non riesco a fare due passaggi in fila, eh. Scusate se questa cosa, se non mi va giù per niente. Questa cosa non mi va giù per niente, sta cosa, eh. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può... Ma dai, che cazzo di culo! Ma basta però con tutti con queste palle che mi vanno sempre addosso a me, non riesco a capire. Vai, passagliela là! Ma dai, che cazzo, ma passagliela! Ma porca troia, se mi fa incazzare sta cosa. Mancata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato.
provano a partire in velocità. Musiala. Purtroppo stavolta non sono riuscito a prendere. Era al posto giusto, un bell'anticipo. L'affluenza di quest'oggi è di 80.000 interessanti in verticale. Ma dai, cazzo, che azione è bella di Rumenig. Sembrava aver sorpreso il portiere. Bella azione di Rumenig, ragazzi. Ma no, tanto non va dentro. Io continuo a giocare, a tirare in porta, non va dentro, ragazzi. Ci metti in pausa che ci divertiamo. Dai, cosa devi fare a quest'ora? Cambia adesso che sono tutti freschi? Che vuoi cambiare? Dai. Va, 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 va a quel paese anche te. Quando un tiro in porta te la cava questo, non ho capito. Ma è come sempre, ragazzi. Io non so più che succede. È una settimana, da sabato, da domenica, che va avanti così. Ogni tiro che faccio, la palla me la stoppa. Se io la voglio stoppare, me la tira. Se la voglio passare, me la stoppa. Cioè, ragazzi, devo cambiare il dual sense. Forse non funziona più. C'ha un tempo limite, è scaduto. Non riesco a capire cosa c'è in tutto questo. Porca miseria. La mette in mezzo Mendieta. È ben posizionato e spazia via la palla. Rummenigge. Cerca il tiro. Ah, ma cos'è sta ciofeca di tiro? Ma che cazzo tiro, Rummenigge? Hai male la clavicola? Nel senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Roberto Baggio. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ma che cazzo, ma corri che tu, eh? Cioè, ragazzi, nello spazio e il passaggio non arriva a destinazione. Ma perché non gliela fa? Ragazzi, non la passa più a sinistra, non riesco a capire. Cristiano Ronaldo. Punizione questa, oh! Errore clamoroso. Cioè, ragazzi, non riesco a fare niente, no, non è possibile. Non riesco più a usare il joypad. Cioè, ho le mani dislessiche probabilmente, che cazzo ne so. Non riesco più a usarlo il joystick. Ma cosa fai? E fai apposta a mettere in pausa ancora? Va bene, andiamo in pausa. Andiamo in pausa, mettiamo un Baggio. Mettiamo Baggio e mettiamo Ambrosini. Mettiamo Ambrosini. Vai. Baggio e Ambrosini davanti. Teniamo loro due, dai. Vediamo, dai. È finito? Va. Stava per battere, l'ha messo in pausa lui, non ho capito. Si è accorto che il giocatore ha sonno, è stanco, sta dormendo. Ragazzi, io non so più cosa fare, forse questa è l'ultima partita che faremo al football, perché se continua così è inutile che io gioco, non mi diverto, perché se posso perdere tranquillamente, si può perdere, si può vincere, eccetera. Ma se io devo giocare per non riuscire a fare un'azione che voglio fare, per non riuscire a toccare una palla, per non riuscire a fare un passaggio, per non riuscire a stopparla, solo perché il joypad, il DualSense non mi risponde, che poi non credo che sia il mio DualSense, credo che sia Konami che fa queste stronzate. Non so se c'è uno script, o se si diverte a fare così, o se devo spingere i tasti in maniera diversa da come fino adesso spingevo, non lo so, forse non devo tenere il joypad così per giocare così, forse non lo so, ragazzi, ditemi voi. Sapete anche voi queste sensazioni, che i comandi non rispondono più, se i tiri vanno dove vogliono, se le azioni fanno quello che gli parla loro. Allora, quanti ne cambiati? 12 ne cambiati, ci siamo? Punizione stavolta, fanculo! Che cazzo! Ma porca, neanche mi fa andare su, mi fa andare sto stronzo, dai, vai su, vai lungo. No, passalo lui. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Tiro. No, più basso Ambro. Ok, era ben dietro Ambrosini. Possiamo ancora pareggiare, ragazzi, che non è forte questo, è scarsissimo questo giocatore qua. È scarsissimo, solo che ha la fortuna che
guarda che schifo di passaggi, guarda. Ma no, raga, non va bene, non riesco a far più niente. Contropiede perfetto, ma che perfetto, se me l'ha preso, mi ha fermato il tiro, non so come. Perfetto, toccato, perfetto. Tua sorella è perfetta, quando la da via è perfetta. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. È fuori punizione, ma va al culo. Fuori area, va bene, fuori area, che cazzo devo farci? Porca miseria, non si può più fare niente qua. Immergiamoci nell'atmosfera in campo in attesa di questo calcio piazzato. Punizione che se a segno potrebbe ridare morale alla squadra. Sì, mi si fa quel gol da qua. Non è mica facile fare gol da qua però, eh. E colpisce la traversa. Palla al centro. Poteva essere un'ottima chance. La sua delusione. Ah, ma dai, ma fammela tirare, ma non me la fa. Ottima giocata difensiva. Cioè, dai, non me. Ma guarda il palo che mi fa questo. Ma dai, ma basta ragazzi, non si può mica giocare in questa maniera. Ma guarda qua, anche in palla, anche qua. Roberto Baggio. Dai, basta. Cioè. No, sì. Mi sto veramente rompendo le balle in questo gioco, ragazzi. Mi sto rompendo le balle, anche se gli prendo, poi cosa capita? La dà lui? Vede lo scatto e cerca la profondità. E buona, si gioca. Punizione ancora, va bene, poi le facciamo tutte punizioni qua. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo. Mi sto veramente innervosendo perché, ragazzi, non riesco a fare un'azione come vorrei. Non riesco a fare un'azione come vorrei. Attenzione al tiro. Ma dai, ma dai, anche. C'è anche le ribattute, sempre, tutte ribattute mi fa questo. No, qui ragazzi è Konami. Lo zampino di Konami, non voglio dire nient'altro, questo non è forte, questo qui non merita il 2-0, sicuramente non merita il 2-0 questo. Riesce ad intercettare. Guarda, qua, non c'è nessuno, Ancora 4 minuti da giocare. Ci prova. Va, neanche il gol della bandiera che fa fare. Hanno avuto diverse occasioni da gol, ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Ma va, che cazzo, anche addosso tiro questo qua. Bergomi. L'arbitro dichiara che arriva. Ragazzi, non so più cosa fare. Se perdiamo anche le prossime, torniamo in sesta. Ma però non lo so. Questo qua, ditemi quanti tiri ha fatto in porta, più di me? Voglio vedere. Quanti tiri ha fatto in porta questo? 3 tiri, ora 4 tiri ragazzi, 3 in porta, ok? Noi 11 tiri, 8 in porta, va bene? Possesso palla un po' superiore, va bene? Passaggi intercettati quasi un terzo di più di lui. Ragazzi, punizione 3-0, cancellando il 3-2, parate lui 5, ragazzi 5 parate su 8 tiri e altri sono finiti, eh? Ribattuto col culo, ribattuto col piede, ribattuto col naso. Dai ragazzi, non si può. Se volete lasciare un like, lasciate un like, benedetto, non so più, tanto qua. Continuiamo così ragazzi, andiamo sicuramente in divisione 6. Io vi ringrazio comunque per essere rimasti qua, fa piacere che voi siete qua a fare il tifo, a spronarmi, a aiutarmi in tutti i modi per poter fare il risultato, ma vedete anche voi che quando Konami ci si mette non c'è niente da fare. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina per essere avvisati ogni volta metterò un nuovo video. Ragazzi, vi ricordo tutti i giorni alle 17 un appuntamento, non so se domani lo faremo perché di questo passo mi passa anche la voglia.
In descrizione c'è la playlist, il link, se avete perso qualche episodio e volete rivederlo, andate a vederlo. Ci sono anche i link di Telegram, se volete andare su Telegram c'è il gruppo, c'è il canale, il gruppo, vedo che arriva gente anche nei gruppi, arrivano gente, quindi sono contento, mi fa piacere che ci siate. E niente, ricordo le 12 stiamo portando The Other World e abbiamo appena iniziato una saga, diciamo un gameplay non parlato, solo giocato, di Fallout 4, perché l'11 di aprile inizierà su Prime la serie televisiva, il telefilm Fallout. Vi invito ad andare a vedere il trailer, trovate naturalmente anche il trailer sotto in descrizione nei miei video di Fallout, gli ultimi che sono in onda in questi giorni, Fallout Remember, trovate il link al trailer, molto bello, guardatelo perché sicuramente sarà un telefilm che dobbiamo andare a vedere. 11 aprile. Io vi saluto ragazzi, buona giornata, ciao a tutti, alla prossima Tuffo Mix. Guardate che bel filotto lì, 4 sconfitte e un pareggio. Ciao a tutti, domani, a domani, alla prossima, ciao.